Il progetto Imagine Together for the World aveva come scopo la volontà di noi insegnanti di avvicinare gli alunni al problema di attualità dei migranti. Grazie a questo progetto ho imparato molte più cose sui migranti, come ad esempio tutto il viaggio che devono affrontare, tutto ciò che devono fare prima di arrivare in Italia, come si sentono dopo aver lasciato il loro paese. In questo progetto ho imparato ad essere anche più empatica e ad ascoltare di più le storie delle altre persone. Ho imparato ad usare gli strumenti tecnologici in maniera più consapevole e ovviamente la mia capacità di lavorare in gruppo è migliorata e ho imparato a lavorare con una lingua diversa dalla nostra. Sono Maria Tozzi, preside dell'Istituto Comprensivo di Adorno-Micca, provincia di Biella, un istituto molto complesso con più di 1000 allievi e 15 plessi. Preside, ho seguito tutte le fasi del progetto perché io credo fermamente che agli allievi oggi vadano presentate nuove forme metodologiche con la speranza che si arrivi a una forma mentis molto più aperta e queste forme metodologiche aiutino ad ampliare sempre di più la conoscenza del sapere. Sono qui oggi a Adorno-Micca per partecipare alla cerimonia di premiazione eTwinny. Mi fa molto piacere conoscere questi ragazzi, conoscere il progetto che hanno fatto con i loro amici di San Amico, un progetto che li ha fatti crescere perché hanno potuto sperimentare nuove metodologie, una nuova didattica e soprattutto hanno potuto toccare con mano quella che è l'Europa. L'importanza dei twinning per l'Italia, la qualità dei progetti twinning in Italia è sempre più alta, come anche testimoniato dal fatto che molti premi europei sono vinti da scuole italiane. I ragazzi che hanno preso parte a questo progetto portano a casa dei valori che la scuola deve propugnare e deve insegnare e in questo modo gli orizzonti si ampliano e l'idea di Europa è sempre più importante.